Poracci, era facile riconoscere il miglior Fallout di sempre, no? Io è stato il più veloce a scrivere il titolo corretto senza editare il messaggio, mentre Luca crea il crossover di cui nessuno sentiva il bisogno e che probabilmente non ci meritiamo neanche. Sinergo Redemption, quei due sul poro. Brividi, totalmente random, lo adoro. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte cingolate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con una certa eleganza. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ma sul serio. Un giorno che mi prendo di pausa e si scatena il putiferio. Parleremo di un clamoroso leak che ha colpito Nintendo e anche della nuova data a sorpresa di Xenoblade Chronicles 3 che apre a degli scenari imprevisti. C'è così tanto da dire che il TG Poro continuerà in live questa sera alle 22 sul sito Viola. Mi raccomando, non mancate perché qui bisogna fare il punto della situazione insieme. Quindi smettetela di chiedervi se sia meglio il GameCube o la Wii e mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. E indovinate un po', in descrizione trovate tutti i link necessari. Bene, ho detto tutto, iniziamo. Bene, partiamo con qualche notizia al volo e visto che l'episodio di oggi sarà Nintendo-centrico e riguarderà in particolare l'NSO, vi devo ricordare che a disposizione degli abbonati a Nintendo Switch Online vengono spesso messi in prova gratuita dei giochi completi. Questa volta è il turno di Dragon Quest Builders 2, che sarà possibile giocare gratis da domani, 20 aprile, fino al 26. Una settimana piena per farsi un'idea su questo particolare spin-off della serie Dragon Quest, che in parte è un action GDR e in parte un builder alla Minecraft. Se avessi il tempo non ci penserei su due volte a dare una chance a Builders 2, ma probabilmente non riuscirò ad usufruire di questo periodo di prova. Fatemi sapere voi se lo giocherete e soprattutto cosa ne pensate. Vi ricordate di Sonic Origins? La collection fu annunciata durante il Sonic Central dello scorso maggio, un anno fa praticamente, e da allora non se ne è saputo praticamente più nulla. La raccolta proporrà ben 5 giochi classici di Sonic, in delle versioni che promettono un risultato finale che va ben oltre la semplice emulazione. Ora però le cose sembrano aver subito un'accelerata. Il titolo è infatti apparso sul sito di rating sudcoreano ed è anche stata leakata la sua immagine di copertina dai server del PlayStation Network. Quindi tenete gli occhi aperti perché presto potremmo ricevere qualche annuncio ufficiale da parte di Sega. Magari chissà, in un nuovo Sonic Central. E chiudiamo questa prima parte con una notizia che è allo stesso tempo una vera e propria bomba, ma anche un qualcosa di cui preoccuparsi. La parte interessante è che, secondo Bloomberg, Sega sarebbe pronta a rivitalizzare due IP storiche che hanno fatto l'era del Dreamcast, ovvero Jet Set Radio e Crazy Taxi, tramite dei reboot ad alto budget. La parte preoccupante è quella dove viene specificato che le intenzioni di Sega sono quelle di creare un qualcosa simile al successo di Fortnite, dei super giochi in grado di generare delle entrate fisse nel tempo e di coltivare le community online. E visto come stanno andando questi esperimenti ultimamente, non so quanto c'è da rimanere emozionati di fronte a un report del genere. Voi poracci, avete mai giocato a questi due capolavori arcade? Va bene, passiamo alle notizie del giorno e dopo un anno abbondante di speculazioni abbiamo finalmente la conferma quasi ufficiale che le librerie di Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance arriveranno su Nintendo Switch. Non c'è stata ovviamente alcuna comunicazione ufficiale da parte di Nintendo, ma seguitemi bene perché questa storiaccia è assurda e si tratta di un leak estremamente particolare, forse il più peculiare che mi è mai capitato di commentare qua sul canale. Cerchiamo di ricostruire tutto quello che è accaduto. Ieri sostanzialmente sono state leakate delle versioni ancora in sviluppo di alcuni emulatori proprietari di Nintendo pensati per far girare su Switch i giochi del Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. Si tratta di due emulatori distinti, quello Game Boy e Color ha il nome in codice Yoko, mentre quello GBA Sloop. I file sono stati rilasciati anonimamente su 4chan ieri sera ed è pieno di video che per sicurezza non vi mostrerò, ma che sono facilissimi da recuperare, che mostrano gli emulatori girare su delle Switch modificate. Ma partiamo dalle basi. Com'è stata possibile una cosa del genere? Beh, solitamente queste diffusioni non autorizzate avvengono tramite degli attacchi di hacker che riescono a rubare dati dai server delle aziende, ma in questo caso le cose sembrano essere andate in modo decisamente diverso, visto che il leak sarebbe avvenuto dall'interno. La ricostruzione più attendibile è che a quanto pare qualcuno degli sviluppatori di Nintendo con un accesso
successo un dev kit di Switch abbia preso i file e li abbia resi pubblici. Difficile dire quali siano le motivazioni dietro a un gesto del genere. Si tratta praticamente di una spy story di cui non sapremo mai le vere coordinate. Liti interne tra vari team? Dipendenti che si sono voluti vendicare in qualche modo? Chissà, su questo possiamo solo speculare. Ci sono però tanti aspetti su cui abbiamo molte informazioni concrete, grazie al lavoro dei soliti data miner come Hotmail Dome e Mondomega su Twitter. Ai più attenti, infatti, il nome di Iyoko non dovrebbe risultare nuovo, perché si tratta dello stesso nome in codice scoperto a gennaio 2019 tramite il data mining dell'app NES su NSO. Un nome che si univa agli altri emulatori sviluppati sempre internamente da Nintendo, dalla divisione europea di Nerd, quelli che si sono occupati del software alla base delle due mini console classic, della 3D All Stars e anche dell'NSO. La build leakata di Iyoko a quanto pare è abbastanza vecchia, tanto da risultare in uno stato preliminare di lavorazione, dove i quattro giochi disponibili, Super Mario Land, Link's Awakening, Quix e Tetris, vengono lanciati tramite app separate. La vera bomba è che sembra esserci il supporto di rete per il Link Cable, ovvero la connessione tra più Game Boy. Ogni Switch emulerebbe due piattaforme distinte, rendendo possibile simulare delle sessioni di scambio tra due console portatili virtuali, evitando così di tagliare feature perché necessitanti di periferiche esterne. L'emulazione di Sloop è in uno stato decisamente più avanzato, anche se non ancora in una versione definitiva. Il dataminer Mondomega ha redatto una lista di tutti i giochi che sono stati testati da Nintendo all'interno di Sloop e la lista è impressionante. Dei titoli evidenziati in giallo sono state ritrovate soltanto alcune tracce, ma non erano inclusi all'interno del leak. Va notato però che si tratta di giochi utilizzati solo per testare il funzionamento dell'emulatore e questa non è affatto una conferma che verranno poi inclusi nel catalogo finale dell'app. Però a questo punto non dobbiamo più chiederci se Nintendo deciderà mai di far arrivare il Game Boy su Switch, ma piuttosto quando deciderà di farlo. Sappiamo che gli emulatori non sono ancora in una versione definitiva, ma è un progetto a cui di certo Nintendo sta lavorando da anni e non è detto che quanto è stato reso pubblico ieri sia effettivamente rappresentativo dello stato dei lavori al giorno d'oggi. Sospetto che seguiremo un iter simile a quanto visto lo scorso anno con il Nintendo 64, magari con un annuncio durante un direct estivo e pubblicazione prevista intorno a settembre per rilanciare l'interesse nei confronti dell'NSO quando la maggior parte degli abbonamenti annuali sono in procinto di scadere. In quale tier Nintendo deciderà di inserire le librerie? Il GBA sarà un'esclusiva del pacchetto aggiuntivo? O magari, peggiore delle ipotesi, sarà creato un livello di abbonamento ulteriore? E poi, quali altri giochi vorreste vedere presi da queste immortali portate di Nintendo? Io mi fermo qua, vi aspetto nei commenti e vi ricordo che proveremo a dare delle risposte a queste domande questa sera in live a partire dalle 22 sul sito Viola. Vi aspetto per una live piena di prediction. E quando pensavamo ormai di averle viste tutte, ma proprio tutte, ecco che Nintendo ancora una volta è riuscita a spiazzare il suo pubblico. Xenoblade Chronicles 3 è stato anticipato di 2 mesi. Che io ricordi, una cosa del genere, o almeno negli ultimi 2 anni, non si era mai vista. Ma attenzione, perché questo gesto potenzialmente stravolge quella che era la lineup prevista per la seconda metà dell'anno. Ovviamente, prima cosa, recuperatevi subito il trailer di presentazione, perché al di là di tutte le speculazioni, mette in mostra tanto del gameplay e tanto della storia che andranno a caratterizzare questo terzo, anzi quarto episodio della saga di Xenoblade Chronicles. E diciamocelo, le vibrazioni sono più che positive, tanto a livello di meccaniche di combattimento, quanto per quanto riguarda la storia, setting e art style, sembra di trovarsi veramente nel punto di convergenza di tutti i capitoli precedenti e Xeno 3 ha le carte in regola per diventare l'apice delle produzioni Monolith Soft. Però ora parliamone, non si può non speculare intorno a questo anticipo. Dai, una cosa che non si era mai vista prima d'ora. Punto primo, visto che sappiamo per certo che Nintendo non si fa scrupoli a rimandare produzioni che non la convincono pienamente o che hanno bisogno di più tempo di sviluppo, è chiaro oramai che Xenoblade era pronto da parecchio e i rumor che lo volevano pubblicato già nel 2021 improvvisamente non sembrano così campati in aria. Anticipare un titolo di 2 mesi a meno di 6 mesi dal primo lancio previsto significa che sviluppo e controllo qualità sono ormai chiusi da un bel po'. Così facendo però si scombinano parecchio le carte in tavola. È chiaro che con il posticipo di Breath of the Wild 2 i piani di Nintendo per il periodo più importante dell'anno, l'ultimo quarto che culmina poi nelle vacanze natalizie, sono stati stravolti e c'è intenzione di dare risalto a qualche altro titolo che non sia Xenoblade. Ricordiamo che ci sono ancora importanti nomi vacanti
importanti come quello di Bayonetta 3 e Mario Rabbids Sparks of Hope, anche se ormai in tanti temono un potenziale rinvio. Altrimenti Nintendo, anticipando Xeno, potrebbe aver scelto di posticipare Splatoon 3 per farlo cadere più vicino alla fine dell'anno e non in estate e massimizzare così le vendite di un sicuro million seller, a tenersi stretti. Altrimenti possiamo continuare a sperare in un settembre dominato da qualche annuncio imprevisto, come le remaster di Wind Waker e Twilight Princess, magari il ritorno di Donkey Kong e chissà cos'altro. Ah, e non dimentichiamoci che Advance Wars è ancora intrappolato in un limbo per ora senza uscita. Qui c'è bisogno di fare mente locale e vi aspetto anche per questo stasera sul sito Viola per discutere insieme di quali potrebbero essere i nuovi piani di Nintendo. Però a questo punto direi che la certezza di un direct esplosivo non ce la toglie nessuno. Voi cosa ne pensate, poracci? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Mi raccomando, ci vediamo fra pochissimo alle 22 sul sito Viola per continuare a speculare insieme sull'immediato futuro di Nintendo. Altrimenti l'appuntamento come al solito è per domani con un nuovo video. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro GBA, Michele Chronicles, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Parleremo di un clamoroso leak che ha colpito a Nintendo. Che ha colpito a Nintendo.